Buongiorno a tutti, adesso facciamo un piccolo video così vediamo un po' brevemente come funziona questo microscopio MS3200 di Zumax, che è il microscopio con i blocchi elettromagnetici e i comandi motorizzati. La prima cosa, partiamo dall'inizio, il tasto dell'accensione che è da qualche parte qui, eccolo qui. E una volta che si preme il tasto dell'accensione vediamo che il microscopio fa il suo check. Quindi si muove la manopola, dopodiché la videocamera comincia ad accendersi e a collegarsi, vediamo se funziona, ma sicuramente funziona perché uno Zumax funziona sempre. Vabbè, qui siamo partiti già in quarta, come si dice. Andiamo alla base. Allora, una volta che c'è la luce poi cominciamo a utilizzare il microscopio, vuol dire che andiamo qui sui blocchi, il comando dei blocchi elettromagnetici. Ogni comando che è sulla parte sinistra e anche sulla parte destra e poi replicato poi anche qui, a parte i blocchi elettromagnetici che sul pedale chiaramente non ci sono. Poi, oltre ai blocchi, come abbiamo detto, ci sono i pulsanti. Questo comanda l'accensione e lo spegnimento della luce. Qui abbiamo il comando invece della foto e del video integrato. Possiamo vedere qui sopra che se io premo brevemente il pulsante fa una foto, se il pulsante viene premuto a lungo parte un video, se durante il video voglio fare una foto premo brevemente fa la foto e poi alla fine premendo a lungo si interrompe il video. Dopo di questo torniamo a vedere i nostri comandi, abbiamo gli ingrandimenti, sinistra diminuisce e girando il tasto verso destra chiaramente aumenta. Muovendo questo joystick in alto e in basso invece abbiamo la regolazione del fuoco, ok? Dopodiché abbiamo altri due tasti qui per l'intensità della luce, uno che diminuisce e l'altro che l'aumenta. Durante invece l'ingrandimento noi vedremo che quando andiamo all'ingrandimento minimo il campo luminoso è più grande, quando noi aumentiamo l'ingrandimento il campo luminoso automaticamente si restringe per concentrare di più la luce. Oltre ai comandi qui cosa abbiamo? Qui abbiamo la possibilità di inserire dei filtri per il laser a seconda della frequenza, di modo che poi uno può lavorare anche utilizzando il laser senza aver bisogno di mettere gli occhialini protettivi. Qui abbiamo questa manopola che regola i campi visivi e i filtri. Filtro per occlusia, filtro per la polimerizzazione e 1, 2, 3 e 4 campi, diciamo, illuminati. In questa macchina abbiamo anche l'opzione fluorescenza, come vedete con questa manopola si tira verso l'esterno e arriva l'opzione fluorescenza. Questa opzione chiaramente si può replicare molto bene anche sul video e non è una cosa automatica che venga replicata l'immagine bene anche sul video. Altre cose, direi che andiamo brevemente a vedere i comandi del comando a pedale. E intensità luminosa anche qui. Qui abbiamo l'ingrandimento, qui abbiamo lo zoom, ingrandimento, zoom, foto e video, come dicevo, quello che si ha sia sulla parte destra che sulla parte sinistra. Altre cose, a parte la regolazione meccanica della distanza interpupillare, abbiamo le indicazioni qui sul display, luminosità, MS non mi ricordo, per adesso lo lasciamo stare, ingrandimento, zoom e zoom vuol dire profondità di campo e questo è la distanza di lavoro. L'ultima cosa è forse questo pulsante che in verità non serve a niente, lo chiameremo pulsante antistress, così quando siete un po' nervosi e il paziente vi fa innervosire potete premere e sfogarvi in questo modo. A parte questo speriamo vi piaccia e vi auguriamo buon divertimento con il microscopio Zumax MS3200. Grazie a tutti.